tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi il tutorial di oggi è per questo top. È un top realizzato a maglia granny square e maglia alta. Si inizia dal centro come una mattonella e si prosegue poi la lavorazione in un rettangolo, non è un quadrato, è un rettangolo. E è molto semplice, veramente facile da realizzare. Se devo mettere una valutazione difficile facile, questo è proprio facile. E ho fatto anche un bordino per le maniche e il bordino qui per la scolatura, che è fatto a punto gambero, mentre qui ho fatto proprio un merlettino del bordo del giro manica. Anche in fondo potete vedere, ho fatto lo stesso bordino. E niente, quindi vi lascio al tutorial, che premetto che ho creato questo top proprio per metterlo sotto al cardigan che avevo realizzato, quello in celeste, che troverete, vi lascio il link in fondo di questo video, del cardigan per mettercelo sotto, insomma, molto grazioso. E ho fatto questa parte qui non trasparente, vedete, mentre questa è trasparente, questa l'ho fatta apposta in maniera tale che con il reggiseno, anche chiaro, non si vede niente. Ok, vi lascio, grazie a tutti per partecipare nel mio canale. Ciao a tutti, iscrivetevi, non dimenticatelo. Ciao a tutti, oggi inizieremo questo nuovo progetto, un top estivo, un po' coprente, non molto bucherellato. Allora, cominciamo col fare 4 catenelle che saranno il nostro cerchio per la partenza. Allora, 1, 2, 3 e 4. All'interno di questo cerchio poi chiudiamo con una maglia bassissima, come siamo soliti fare, e facciamo 1, 2 e 3 catenelle, che sarà la nostra prima maglia alta. All'interno del cerchio dovremmo fare altre 2 adesso maglie alte, quindi 1 e 2. Quindi facciamo 2 catenelle e un altro gruppo di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Alla fine del giro dovranno essere 4 gruppi da 3 maglie alte intervallati da 2 catenelle, quindi 1. E quindi già abbiamo fatto 2 gruppi, adesso faremo il terzo. 1, 2, terzo gruppo, 2 catenelle e un altro gruppo e ultimo da 3 maglie alte, 1, 2 e 3. A questo punto 2 catenelle e chiudiamo come al solito qui con una maglia bassissima. Ecco qui il nostro gruppo, ecco, diciamo che è un quadrato e non un cerchio. Ok, ora io qui ho fatto 2 catenelle e poi ho chiuso, ho guastato, e invece facciamo una maglia alta, cioè una maglia alta la chiudiamo qui, invece di fare 2 catenelle e poi chiudere con una maglia bassissima, chiudiamo con una maglia alta in questa maniera. Perché? Perché rimaniamo al centro dello spazio, invece con le 2 catenelle e la chiusura sopra a questa maglia rimaniamo proprio qui, e non va bene, ci andava bene che si chiudeva su questo spazio. Quindi facciamo 1, 2, 3 catenelle, che sarà la prima maglia alta, e una maglia alta. Poi faremo
una maglia alta sopra ad ogni maglia sottostante. Quindi iniziamo da questa e facciamo una, due e tre. Poi faremo 2 maglie alte sempre qui nello spazio come abbiamo fatto all'inizio, quindi una e due. Poi facciamo 2 catenelle. Altre 2 maglie alte all'interno di questo spazio, una e due, e a questo punto cambiamo il motivo, facciamo una sola catenella e andiamo a fare subito 2 maglie alte nello spazio successivo. Quindi praticamente non lavoriamo su queste 3 maglie come abbiamo fatto qua. Una, due, 2 maglie alte, di nuovo una e due, e invece a questo punto lavoriamo sulle 3 maglie alte sottostanti, quindi uno, due e tre. Poi lavoriamo ancora 2 maglie alte qui, una, due. Le intervalliamo con 2 catenelle, quindi ne faremo ancora due. Adesso ricapitoliamo il tutto, quindi una e due. E adesso dobbiamo fare una sola catenella, come abbiamo fatto qua. E andiamo a fare per chiudere 2 maglie alte all'interno dello spazio iniziale dove avevamo fatto 3 catenelle e una maglia alta. Ecco qui. Adesso facciamo la solita maglia alta, scusate, una volta, sempre per andare al centro dello spazio. Quindi una e due. Allora, ricapitoliamo. Su 2 lati, vedete, su 2 lati si lavorano tutte le maglie, quindi 2 maglie alte, tutte le maglie sottostanti, quindi 1, 2, 3, 4, le altre 2, invece qui si fa solamente una catenella. Ecco qui. Allora, andiamo avanti facendo qui 2 le solite maglie, le 3 catenelle per iniziare, quindi qui nel buchino faremo una maglia alta e poi vi voglio spiegare subito. Allora, questi 2 lati andranno lavorati tutti a maglia alta seguendo l'ordine, cioè facendo 2 maglie prima e 2 maglie alte dopo e lavorando su ogni punto sottostante. Mentre qui il lato, in ogni buchino che abbiamo creato, dovremo fare 3 maglie alte, tipo granny square, separate da una catenella. Quindi in questo lato, come dicevo, lavoreremo su tutte le maglie. Quindi qui, una, questa, quindi 2 maglie alte dopo e lavoriamo su tutte le maglie. In questa maniera, così, e quindi ci saranno già questi aumenti praticamente. E qui per finire 2 maglie alte, quindi una e
Quindi questo lato abbiamo fatto, adesso andiamo a fare l'altro. Quindi 2 catenelle, 2 maglie alte, perché nell'angolo faremo sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, e invece qui faremo una catenella e all'interno di questo spazio faremo 3 maglie alte, uno, un classico granny square, 2 e 3. Di nuovo una catenella e adesso andiamo a chiudere qui con 2 maglie alte nell'angolo. Ancora 2 catenelle, 2 maglie alte per iniziare il lato successivo. Scusate, 2 maglie alte. Ok, quindi adesso lavoreremo tutte le maglie sottostanti, faremo nuovamente 2 maglie alte separate da 2 catenelle e 2 maglie alte e qui invece lavoreremo un gruppo da 3 come abbiamo fatto qui, separato da una sola catenella. Adesso continuiamo esattamente come abbiamo fatto finora per 9 giri. Più o meno, poi vediamo insieme. Intanto ne facciamo 9. 1, 2, 3, quindi altri 6. Vediamo quanto è grande, perché praticamente questo qui sarà il sopra, questo sarà il sotto e questo sarà la parte del seno, praticamente a destra e a sinistra del sottobraccio, per capirci, però lo vedremo insieme. Intanto lavorate ancora per altri 6 giri più 3, 9 e quindi e vediamo e poi prenderemo anche le misure per vedere quanto ancora bisognerà lavorare. Allora, ho fatto i 9 giri che dicevamo e adesso ho preso un top mio che ho qui a casa e come base, diciamo, come modello. Chiaramente questo sarà un po' più lungo, magari penso di farlo almeno una decina di centimetri più lungo. Come vedete, ho messo questa spilletta proprio centrale. Questa spilletta praticamente corrisponde al fiocchetto del reggiseno. Se io mi appoggio questo qui addosso, in questo punto ho proprio il fiocchetto del reggiseno. Quindi perché questo? Perché questo top qui, che ha questo centrale, prendiamo la misura in questo modo. Quindi, indipendentemente dal filato che voi avrete utilizzato, più fino, più grosso, eccetera, eccetera, basta appoggiare questo bottoncino qui sopra il bottoncino e finché non siamo arrivati alla scollatura, che può essere più profonda, meno profonda, a seconda del top che voi avete e che volete fare, bisogna continuare a lavorare sempre allo stesso modo. Quindi io adesso continuerò quindi a fare tutto questo giro finché non sarò arrivata qua. Spero di essere, l'ho messo male però, questo va messo così, perché? Vi spiego. Perché è stato fatto apposta questo modello con questo tipo di lavorazione, proprio per evitare che sia trasparente. Quindi i buchini vanno su verso la scollatura e ma non di lato. Ecco qua, quindi io continuerò adesso ad andare avanti, quindi non vi preoccupate se è più piccolo o più grande, chiaramente io sto utilizzando questo filato, vedete com'è, guardate, è molto particolare, un filato di Lia, se volete poi vi do anche l'indirizzo di Lia, ma è veramente stupendo, praticamente addosso è come avere la seta. Un lenzuolo di seta a pelle è molto molto morbido, spettacolare. E viene un po' come dici, un po' che si lavora, vedete, è un po' strano, sembra la lavorazione, ma vedrete quando è finito sarà molto carino. Ok, vi lascio quindi ancora alla vostra lavorazione e arriviamo fino a qui. Allora, come vedete, sono arrivata qui.
Ah, e vi volevo dire, non è quadrato, viene rettangolare. Allora, sono arrivata qui. Adesso metterò dei fermi. Scusate, ma ecco, perché dobbiamo fare le spalline. Quindi tagliamo il filo, taglierò il filo e qui metterò un fermo qua in maniera tale da lavorare e vi farò vedere come. Quindi 1, 2, 3. E di qua la stessa cosa, 1, 2 e 3. Quindi metterò un fermo di là e uno di qua. Scusate, ma ho una mano sola. Allora, 1, 2, 3 e qua. Quindi lavoreremo, vi faccio vedere come. Ecco qui, praticamente dobbiamo iniziare qui. Fare il giro così, tornare indietro qua e riarrivare qua per poi tornare nuovamente indietro. E adesso vi faccio vedere. Chiaramente dovremmo poi lavorare in questa maniera fino a che non arriviamo con questa parte qui. Adesso piano piano poi magari ci capiamo meglio. Ok, intanto proseguiamo e andiamo a fare questa parte e a girare. Ecco qua, ho chiuso il lavoro e questi sono i segni che abbiamo messo. Quindi riprendiamo il filato così e iniziamo da qua. Ovviamente facendo, ecco, al solito lavoro insieme le catenelle per fare la maglia alta, ne fare due o tre a seconda, io lascio sempre il beneficio di scegliere come preferite, così, e siamo a 3 maglie alte. Ok, adesso facciamo una catenella e di nuovo facciamo 3 maglie alte, quindi una, due, tre, ancora una catenella, ancora in quest'altra parte 3 maglie alte, quindi una, proseguiamo così come abbiamo fatto fino ad ora. Scusate, non ho fatto la catenella. Proseguiamo così come abbiamo fatto fino adesso, facendo tutto il giro fino ad arrivare all'altro segno che avevamo messo, cioè fino ad arrivare qua. Quindi riprenderemo il video quando sono arrivata lì. Quindi praticamente adesso facciamo l'ultimo gruppo da 3, quindi 1, 2 e 3 e dobbiamo tornare indietro, cioè dobbiamo fare 1, 2, 3 che sarà una maglia alta, giriamo il lavoro e andiamo subito una maglia, scusate, una catenella in più che è quella di separazione per l'angolo. E andiamo qui a fare l'altro gruppo da 3. Adesso faremo un altro giro come abbiamo fatto per questo sottostante e poi riandremo ad appoggiare il lavoro sul modello per vedere a che punto siamo nel laterale. Come vedete, siamo arrivati a questo punto, ma secondo me per fare bene qui bisogna ancora fare un altro giro. Vedete? Qui facciamo un altro giro, torniamo indietro, anzi di qua, così, e ci fermeremo qui. A questo punto poi, dopo, continueremo solo la parte in alto, così, e continueremo fino a concludere la spallina. Allora, come vedete,
qui siamo arrivati al bordo qua della geromanica praticamente, questo qui della spallina. Adesso dobbiamo continuare, voi dovete continuare finché arriverete alla fine della spallina del vostro top base. Quindi io penso che con almeno altri 5 giri dovrei essere arrivata. Però mo ne faccio 5, poi vediamo al limite del guasto. Qui non c'è bisogno di tagliare il filo, si può continuare direttamente. Qui invece dovremmo tagliare poi il filo lì e riprendere da questa parte. E poi dopo il passo successivo sarà quello di fare questa parte qui fino ad arrivare in fondo. Ok, da questa parte e anche chiaramente facendo il giro così arriviamo da questa parte. La scelta di come proseguire. Possiamo proseguire sia così, con questo punto qua, oppure con questo punto qui. A me piace di più proseguire con questo, quindi vi farò vedere come fare. Se vorrete continuare con questo punto è semplice perché vi attaccherete da qui e proseguirete tranquillamente. Lavorando così come abbiamo lavorato fino adesso per quanto riguarda qui, poi girerete e farete il punto granny e poi riprenderete con questo. Invece io volevo fare tutto punto granny anche da questa parte, ma poi lo vedremo insieme. Intanto andiamo a fare tutte e due le spalline e ci rivediamo alla fine. Allora, come vedete, ho finito qui. Adesso togliamo questi punti. E andiamo a posizionarli praticamente proprio qui dove è il braccio, il sottoascella. Quindi praticamente ecco qua, vedete? Proprio così il sottoascella. Quindi da qui noi dovremo proseguire, fare tutto il giro e arrivare al sottoascella. Da quest'altra parte, che però non voglio mettere adesso il segno perché devo essere precisa, quindi contare queste maglie qua e le stesse da quest'altra parte, in maniera tale che qui e qui sia la stessa cosa. Quindi andiamo a fare mettiamo questo segnapunti e poi riprenderemo la lavorazione qui e vi faccio vedere in che maniera. Allora, ho messo tutti e due i segni, sono 52 le mie maglie. Che diciamo vanno anche bene perché è un multiplo di 4, in quanto adesso la lavorazione sarà una lavorazione granny con dobbiamo fare 3 maglie, saltarne una e quindi 3 più una fa 4. 52 diviso 4 è precisamente un 13. Allora, iniziamo da qui e facciamo. Se volete potete pure continuare così, come dicevo prima nel video, nella parte precedente. Allora, iniziamo con 1. E siccome è molto molto lucido questo filato, me lo porto dietro per 2 volte invece che in una come faccio di solito. Quindi 1. Una maglia, ne saltiamo una e qui nella prossima ne facciamo un'altra. Una, due facciamo una catenella. E saltiamo una maglia e andiamo nella prossima e continuiamo così fino ad arrivare qua dove ovviamente faremo l'angolo come abbiamo sempre fatto
e poi saltiamo queste due e andiamo a fare il punto Granny di qua, da questa parte. Comunque ci rivediamo qui in fondo. Ora vedete, ho fatto così le tre maglie, salto 3 maglie, salto 3 maglie e salto. Adesso vado direttamente nell'angolo dopo aver fatto una catenella e qui lavoreremo le solite 2 maglie in questa maniera come facevamo prima. Ecco fatto. Ok, una catenella e andiamo a lavorare le 3 maglie da questa parte. Ok, quindi continuiamo così fino ad arrivare all'angolo successivo e poi vedremo insieme come fare qui all'angolo. Sono nell'angolo, ho fatto la catenella, adesso faccio 2 maglie alte, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte. Poi faremo una catenella perché praticamente dobbiamo riprendere questa parte. Saltiamo una maglia solamente e in questa andremo a fare 3 maglie alte. Una, due, tre. Quindi continuiamo così fino ad arrivare al segno qua. Quindi una catenella. Saltiamo una maglia e ancora 3 maglie alte. Una, due, ecco qua. Continuiamo così. Qui ho finito anche da quest'altra parte, come potete vedere. Ho fatto la solita maglia 3 catenelle e 3 catenelle sopra per salire e adesso giriamo e continuiamo così tutto il giro e fra un paio di giri andremo a mettere sopra al modello per vedere se tutto procede bene e se può bastare la lavorazione e iniziare a fare la parte dietro. Perché questo ovviamente è il davanti, il dietro avevo pensato di farlo un po' meno scollato perché questo qui è proprio il davanti, quindi il dietro lo faremo, io lo farò meno scollato, voi lo potete anche fare identico al davanti, non è un problema. Ok, quindi proseguo così e ci vediamo tra un pochino e metteremo sopra al modello. Finito di fare tutto, vedete? L'ho riportato proprio tutto quanto così. Adesso mancherà un pochino, ma non fa niente perché quando andremo poi a cucire il davanti con il dietro, manca un giro che servirà per attaccare le due parti. Per la lunghezza invece, io volevo farlo più lungo, però poi è una cosa, un discorso che faremo successivamente di come allungare. Quindi adesso faremo il davanti o il dietro, io non lo so voi se avete iniziato dal davanti o il dietro, in questo caso io ho iniziato sul davanti, quindi il dietro lo farò un po' meno scollato di questo e niente, tutto qua. Quindi proseguiamo allo stesso modo, identico come abbiamo fatto questo per il dietro. Se lo volete meno scollato, invece di arrivare qui, arriveremo magari un pochino più su e ovviamente faremo le bretelle più piccoline. Ok, ma lo vedremo passo passo, quindi arriverò qui e poi vedremo passo passo come arrivare una scollatura meno profonda. Per una scollatura più profonda, ovviamente arriveremo qua. Non lo so, vedete voi e io lascio sempre una libera scelta. Ovviamente è vostro e ve lo dovete mettere voi. Ci vediamo dopo. Ecco qua, ho finito anche l'altra parte.
Adesso voi lo mettete uno sull'altro e importante è che la parte qui che inizia con un foro, dall'altra parte invece è con le 3 maglie alte. Questo è importante perché per la chiusura e la cucitura dei lati, perché adesso dobbiamo procedere con la cucitura dei lati tutti e due e la cucitura delle spalline. Ok? Quindi proseguiamo in questo modo. Iniziamo a unire i laterali. Io già ho fatto una prova per essere sicura con voi. Allora, qui io non avevo tagliato il filo. E quindi adesso ho fatto 3 catenelle, una maglia alta e un'altra maglia alta. Una catenella, perché ovvio che c'era pure prima, e andiamo subito nel foro successivo, qua. Prendiamo il filo. Da sopra dobbiamo entrare nel foro, avete visto? E poi andiamo a fare 3 maglie alte all'interno del foro successivo della prima parte. Ok, una catenella e andiamo, vedete, qui abbiamo messo un punto e andiamo di nuovo a mettere un punto qua. Quindi prendiamo il filo. È un po', diciamo, scomodo, ma ci si riesce. Ecco qua. E andiamo di nuovo a fare 3 maglie alte all'interno dello spazio. Ecco qui. Una catenella e ancora passiamo dietro al filo perché ci serve, ecco. Lo tiriamo. No, scusate. Eccolo, lo passiamo dentro e andiamo di nuovo a fare le 3 maglie alte. Una, due e tre. Vi faccio vedere come viene. Vedete? Questo non vi preoccupate perché poi dopo quando andremo a rifinire la manica si attaccherà. Ecco qua. Spero che sia di vostro gradimento. Potete anche qui ve lo faccio vedere dopo. Quando vado dall'altra parte vi faccio vedere anche come possiamo fare qui per evitare questa cosa, ma non è assolutamente un problema. Ok, quindi proseguiamo così per tutto il lato, ecco qui i due lati che verranno cuciti insieme. Arriviamo fino a fondo e tagliamo il filo. Ok, adesso giriamolo dal dritto. Abbiamo cucito anche le spalline. Ora, se per voi va bene la lunghezza che abbiamo fatto fino adesso, ok, altrimenti per me così è un po' corto. Altrimenti allungate fino a che volete. Come allungate? Allunghiamo in questo modo, cioè riprendiamo qua a fare il punto granny. Quindi rimontiamo in questa maniera la maglia, il filato. Ecco, ci portiamo dietro questa codina, le solite 3 catenelle e le 3 maglie alte. Ecco qui, una maglia e continuiamo a girare finché ovviamente la lunghezza è quella di nostra che ci serve. Una, scusate queste codine fastidiose, una, due e tre.
Allora, io penso per me di fare ancora almeno 5-6 giri, quindi 1, 2, 3, 4, 5, ma forse pure di più, forse pure 10. Quindi io farò ancora 10 giri e poi ci vedremo per fare i bordini, sia qui delle maniche che della fine in fondo. Per quanto riguarda invece lo scollo, io farei solamente un giro di punto gambero, però adesso vediamo se vi piace il bordino e fare anche qui il bordino oppure fare una maglia bassa, questo è a vostra discrezione. Quindi ci vediamo quando io avrò finito di fare tutti i miei 10 giri. Allora, ho finito di fare tutti i giri e adesso faremo il bordo, questo è il sotto praticamente, la parte finale. Facciamo un bordino e faremo una, due, tre catenelle e andremo a posizionarci proprio nel successivo spazio, quello tra le tre maglie alte, e faremo una maglia bassa. Di nuovo, uno, due, tre. Dicevo 1, 2, 3 e nello spazio una maglia bassa, 3 e nello spazio una maglia bassa. Questa cosa la faremo in tutto il giro per poi andarci a fare sopra il bordino, il merlettino, 1, 2, 3, così intorno intorno. Questa cosa serve anche per non farla proprio sbrindellare, insomma, un po' così. Ecco qua, andiamo a fare questa cosa. Fatto tutto il giro, come vedete. Adesso mi porto al centro di queste 3 catenelle che avevamo fatto. Faccio una, due, tre catenelle e altre due maglie alte, quindi una, due, che praticamente sarebbero le 3 maglie alte. Poi faccio 3 catenelle e di nuovo nello stesso spazio faccio anche una maglia alta. Nell'archetto successivo farò una maglia bassa. Questo è il report che va ripetuto ogni due archetti. Quindi nel primo archetto faremo 3 maglie alte, quindi una, 2, 3, poi faremo ancora 3 catenelle, una maglia alta. Questo nel primo archetto, 3 maglie alte, 3 catenelle, una maglia alta. E nell'archetto successivo solo una maglia bassa. Ecco qui che viene un piccolo merlettino. Quindi continuiamo così per tutto il giro. Allora, il bordo finale è finito. Adesso mi preoccuperò delle maniche perché me lo sono misurato e ho visto che è un po' troppo scollato. Quindi, volevo farlo un pochino più accollato. Come fare? Quindi, che cosa ho fatto? Ho provato e riprovato finché la cosa non mi ha soddisfatta con un solo passaggio, cioè ho fatto come qui nel bordino un punto basso, 3 catenelle, un punto basso, invece qui ho fatto un punto basso, 2 catenelle e un punto basso e ho fatto tutto il giro. Poi in ogni catenella, in ogni archetto delle 2 catenelle ho fatto le solite 3 maglie alte per fare il granny square senza la catenella di divisione come abbiamo fatto qui per tutto il giacchettino. E va bene così, me lo sono misurato, è perfetto. Allora, adesso andiamo a fare il merlettino facendo sempre
Ovviamente adesso non posso rifare 3 catenelle e un punto basso, ma dovrò rifare 2 catenelle e un punto basso, quindi una e due, e in ogni spazio qua faremo un punto basso, quindi uno e due e un punto basso. Il merletto qui era 3 catenelle, cioè 3 maglie alte, 3 catenelle e un punto basso. Il merletto sarà 2 maglie alte, 2 catenelle e un punto basso. Questo perché altrimenti vengono troppo ammassate. Comunque faremo una prova insieme. Intanto adesso faccio tutte queste 2 catenelle e una maglia bassa e ci rivediamo alla fine di questo giro. Ok, quindi questo merlettino, diciamo così, lo facciamo in questa maniera. Come dicevo, praticamente nell'archetto faremo 2 maglie alte, 2 catenelle, una maglia alta e nell'archetto successivo una maglia bassa. Questo per mantenere il numero di maglie. Allora, invece qui ne abbiamo fatte 3, non so se già l'avete fatto e vi ricordate. Ok, quindi io proseguirei in questa maniera facendo appunto tutto il giro di merlettino e facendo il giro di merlettino e anche ovviamente all'altra parte della manica farò la stessa cosa, cioè un giro di due, una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa, un giro con il solito punto granny square senza intervallare con una catenella e questo merlettino e le maniche sono finite. Ci rivediamo per il girocollo. Allora, finito di fare tutti i bordi delle maniche, vedete come è venuto grazioso, iniziamo col fare un giro di maglia bassa intorno al collo per poter poi inserire, cioè finire con il punto gambero nel prossimo giro. Quindi adesso farò una maglia bassa qua mentre giriamo, ecco, volevo proprio centrare sulla spalla, ecco qua, portiamoci dietro ovviamente la codina, ecco, qui sono 2 punti praticamente, uno e due, e poi continuiamo così facendo 2 punti all'interno di maglia bassa all'interno di ogni gruppo che è trasversale, ecco, e continuiamo così per tutto il giro. Quando incontriamo questa parte qui, ne faremo uno solo, qui ne faremo uno, uno e ancora due qui, e così proseguiamo tutto il giro di maglie basse. Ci rivediamo alla fine. Allora, riprendiamo qui dopo aver fatto un giro di maglia bassa. Andiamo in ogni punto della maglia bassa in questa maniera. Quindi torniamo indietro, appunto si chiama punto gambero. Praticamente è una maglia bassa indietro. Invece di andare in avanti, andiamo indietro. Quindi riandiamo nella maglia successiva, che è questa. Prendiamo il filo e andiamo così, ecco, prendiamo il filo, ecco fatto così, facciamo questo bordino e chiudiamo il lavoro. Volevo farvelo un pochino per farvi vedere come viene. Vedete, viene tipo un cordoncino. Ecco qua. Chiudiamo questo lavoro così, finiamo e abbiamo finito il nostro top.
Vi ringrazio di aver visto il video fino a fondo perché è molto importante. Spero che vi piaccia e che lo realizzerete anche per voi. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Grazie ancora. Ciao a tutti.